Siamo Urbino al convegno Mense Bio, siamo con Jacopo Cherchi dell'Associazione Foritana che è uno degli organizzatori di questo convegno. Quindi perché questo convegno e come sta andando fino a qui? Beh, attraverso Foritana abbiamo creato un comitato di genitori che ha chiesto ripetutamente al Comune l'introduzione di una serie di principi di sostenibilità nella mensa pubblica. E alcune cose le abbiamo ottenute, parecchi prodotti sono passati al biologico, però è un primo passo che non ci soddisfa, perché noi crediamo che passare a produzioni locali sia fondamentale sia per poter monitorare quello che arriva nel piatto dei nostri bambini, ma anche per dare un nuovo respiro all'economia locale, quindi favorendo gli agricoltori, i produttori che cominciano a sentire gli effetti della crisi e non trovano nuovi spazi di mercato se non quelli taglieggiati dalla grande distribuzione. Quindi sicuramente appunto l'importanza che dell'ente pubblico anche come volano di un'economia locale che diversamente fatica. Beh, l'ente pubblico può decidere se essere mero erogatore di servizi di buona o meno buona qualità o se invece utilizzare questi servizi, quindi la spesa pubblica che ci investe, per decidere quale tipo di sviluppo portare avanti. E in questo caso noi chiediamo alle istituzioni di utilizzare la spesa relativa agli approvvigionamenti della mensa per orientare l'economia locale verso un modello di sviluppo sostenibile. Che poi è un po' anche la lezione dei gruppi d'acquisto solidale. Noi oggi questo convegno lo stiamo vivendo all'interno di una giornata che oggi si acquista bio, organizzata dalla rete dell'economia solidale, che vede coinvolti anche tanti produttori. Quindi si tratta in qualche modo di chiedere all'ente di fare quel percorso. Lei, Cherchi, fa parte anche di un gruppo d'acquisto. Certamente, quello di Urbino. Beh sì, diciamo che attraverso i gruppi solidali le risposte a livello individuale o comunque di auto-organizzazione cittadina sono arrivate già da diversi anni. Ora la sfida vera è portare questi concetti, questi contenuti dentro le amministrazioni pubbliche e attivare quindi quelle economie locali che già i gruppi solidali, i GAS, avevano contribuito a far nascere. Adesso forse si tratta di stabilizzarle. Bene, sicuramente cresce la coscienza dei cittadini e gli amministratori dovrebbero a volte anticipare, ma già se le seguissero sarebbe buono. Bene, grazie.